Inizia domani, giovedì 4 maggio, a Senigallia, la settima edizione di Fosforo, il Festival della Scienza, che proseguirà fino a domenica 7 maggio. Tante le attività e laboratori in programma in varie zone del centro città. È il Fosforo alla settima edizione, quindi la più grande e più bella di sempre. Siamo riusciti quest'anno ad aggiungere un giorno grazie alla concomitanza di San Paolino, che è il patrono di Senigallia. Quindi il main stage partirà con le attività e con gli show che sono il cuore di Fosforo direttamente da giovedì 4. E la festa durerà fino a domenica 7 per parlare di scienza, intrattenere dai bambini agli adulti, per poter far scoccare una scintilla, una curiosità un po' su tutti, su grandi temi della divulgazione scientifica e anche sulla comunicazione scientifica. Tra gli ospiti quest'anno, per esempio, avremo Lorenzo Baglioni, che è youtuber scienziato, autore di parecchi video molto interessanti su nuovi formati per portare idee di scienza, dal teorema di Ruffini alle leggi di Kepler, spiegate con un video in maniera musicale direttamente accattivante. Quest'anno tra le serate abbiamo in diretta il mare Mediterraneo, nel senso che un sub giovedì 4 dall'oasi naturale del mare di Portofino sarà direttamente immerso nei fondali del Mediterraneo, ci farà vedere attraverso una telecamera, ci parlerà insieme anche all'aiuto di biologi marini della Politecnica delle Marche, ci farà vivere le bellezze del mare, quindi anche gli animali che si possono trovare, i pesci, e ci parleremo anche del problema del mare, delle microplastiche, dell'inquinamento, quindi un modo per far vivere in diretta al fondale del Mar Mediterraneo, direttamente a Fosforo, anche con un'idea ragionata sulle problematiche e sul clima. Partecipiamo a questa bellissima manifestazione ormai da 4 anni. Sapete bene che la nostra è una vocazione tecnico-scientifica progettuale, abbiamo tutte le scienze cosiddette esatte e le scienze della vita, quindi la nostra è davvero una partecipazione molto molto sentita. Comunicare la scienza oggi in era contemporanea è ancora più importante perché dalla scienza possono scaturire davvero grandissime opportunità per i nostri territori, nuove forme e modalità di lavoro, e quindi questo vogliamo cercare di trasmettere ai nostri candidati studenti e anche ai nostri imprenditori. Da una parte quindi il fascino della scienza, capire come la scienza regola le nostre vite, dall'altra sfruttarla in positivo con nuove opportunità. L'università sta cercando e continuerà a cercare occasioni per valorizzare la propria attività di ricerca, cioè di avvicinamento in qualche modo alla società per diffondere i valori della ricerca. Il concetto del festival forse è lo strumento migliore per far questo. Ne esistono tante iniziative, quella di oggi ne è un esempio, per avvicinare in maniera semplice e appassionare soprattutto i più giovani alle bellezze della scienza, perché la scienza è bella, la conoscenza è bellissima, e quindi raccontare questo nel modo più semplice, nel modo più spontaneo è la cosa che io ritengo più efficace, e lo si fa in un festival, tanto che dopo il Festival Fosforo noi organizzeremo ad Ancona e in tutte le città delle Marche in cui noi siamo coinvolti nelle attività formative il nostro festival dedicato al futuro, che è Your Future Festival, in cui parleremo del presente per accennare e soprattutto per risolvere i problemi del futuro. E lo faremo anche qui con un festival, con tanti ospiti, con tante iniziative e con tante azioni che servono proprio ad incontrare le persone e far vedere i valori dell'università nel modo più semplice possibile, in una festa. Protagoniste anche le scuole, che presenteranno i laboratori realizzati nel corso dell'anno. Novità di questa edizione 2017 la collaborazione con Slow Food, che proporrà un laboratorio alla scoperta della realizzazione delle birre artigianali, che è già sold out, e quello con la Multiservizi, nel quale ci sarà anche la degustazione di vari tipi di acqua.